5 mezzi e 10 unità dei vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina in via Poerio per spegnere un incendio divampato all'interno di due garage privati situati in prossimità di un fabbricato della stessa proprietà. Il fatto è accaduto intorno alle 12:13, quando le fiamme sono uscite da un elettrodomestico posizionato all'interno di uno dei garage. La causa è riconducibile a un probabile cortocircuito elettrico. Le fiamme hanno distrutto uno dei garage colpiti, lasciando intatto parte della copertura, mentre l'altro è stato gravemente danneggiato. I materiali all'interno sono andati distrutti. Le fiamme hanno causato danni attualmente ancora da quantificare di alcune strutture in muratura della proprietà confinante. L'incendio non ha riportato danni a persone. La squadra dei vigili del fuoco hanno impiegato circa 3 ore di lavoro.